Questo programma è offerto da Tecnocampus. 15 Aprile, buongiorno da Teleprima, benvenuti in questa nuova settimana e soprattutto benvenuti dalla rassegna stampa. Anche oggi cominciamo con tanti fatti in primo piano, tutti offerti da Tecnocampus. E cominciamo subito a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali. Questa mattina ci concentriamo innanzitutto sulla prima pagina del Fatto Quotidiano ed andiamo a vedere quelli che sono i fatti relativi alla giornata di oggi. Vediamo proprio nella parte alta della pagina, Ambiente. Così il clima impazzito cambierà la nostra tavola. Ari Verdi l'Italia rischia una multa e questa è la situazione che si presenta oggi, soprattutto in vista di quanto man mano stiamo vedendo progressivamente cambiare, ovviamente, quella che è la nostra terra, il nostro modo di trattarla e soprattutto di sconfiggerla, perché questo è il verbo che proprio possiamo utilizzare, visto che sembra proprio una battaglia con il nostro pianeta a come controllarla sempre più e ovviamente disprezzandola nei gesti e negli atteggiamenti le aree sempre più sporche, sembra quasi che i rifiuti facciano parte del nostro vivere comune e sembra quasi che non siamo in grado di rendere giustizia a tutta la bellezza che ci circonda. Ed è sempre questo il primo punto che rende tutto davvero così invivibile. Ma continuiamo a vedere ancora le prime pagine di Quotidiani, sempre dal Fatto Quotidiano, e vediamo nella parte alta l'onda di tweet anonimi, le fake news di Macron. Eh, stiamo parlando della Francia, l'inchiesta Mediapart su En Marche. E intanto nella parte alta della pagina l'articolo di apertura l'Umbria il PD trucca concorsi e nomine nella sanità in cambio di voti, i PM la spinta a delinguere, per i vertici DEM erano le elezioni passate e future e infatti questo è quanto racconta nell'attacco per i PM i direttori dell'azienda ospedaliera manipolavano i concorsi in favore dei raccomandati della politica per maturare crediti ed essere confermati prassi in incremento con l'avvicinarsi delle elezioni comunali e anche quelle regionali ed ancora vediamo sempre nella parte Alta Dio Ciarrapico, Vita Nera da Ciarra, Fascista tra DC. Berlusconi e Lodo Mondadori è morto a 85 anni, imprenditore politico e anche editore, aveva però 5 condanne. Intanto nella parte centrale della pagina vediamo la storia di copertina, FCA, il futuro e stam pubblica. Il gruppo punta sull'ingresso di Peugeot e sulla diluizione. E intanto in primo piano tradimenti. La grande fuga con rammarico da Forza Italia, mentre da Casal di Principe la rivoluzione normale in casa di Gomorra. E nella parte bassa di questa pagina vediamo da Parigi, concorso per una notte nella piramide, il Louvre si vende ad Airbnb per dormire con Mona Lisa. Infatti, questa è proprio la notizia che vogliamo porre in evidenza oggi. Sembra quasi che sia diventato tutto un terno Infatti, una notte con Mona Lisa e il museo del Louvre rivelano un'esperienza inedita del museo. Per festeggiare infatti i 30 anni della piramide, il Louvre si associa a Airbnb per offrire un accesso. Esclusivo al museo e ai suoi capolavori. Il sito ufficiale del Louvre ha indetto infatti un concorso aperto dal 3 al 12 aprile e si trattava di scrivere in poche righe perché il candidato si riteneva l'invitato ideale, appunto, di Mona Lisa. E l'arte diventa spunto di riflessione, ma soprattutto di gioco. Quando si comincia ovviamente a reagire in questo modo e a indire concorsi di siffatta natura proprio per eh, suggestionare e soprattutto incentivare le persone a giocare. E ancora la formula E: ieri a Roma sono, abbiamo visto sfrecciare i bolidi. L'Ecpric mette tutti d'accordo. Gara delle auto da corsa elettriche. Infatti l'anno scorso a Roma lo stupore dopo la curiosità della serie o oh, alla fine funziona e quest'anno la conferma con misto di soddisfatta certezza per un appuntamento consolidato sotto la mole dell'euro con il sibilo dei motori elettrici pronti a interpretare il circuito capitolino. Il pubblico a sognare una piccola Monte Carlo, gli organizzatori a sorridere nonostante il... Cielo pum, plumbeo. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Ci spostiamo adesso sul quotidiano libero e vediamo nella parte alta della pagina: si torna a parlare di porti emigranti, Porti chiusi ai migranti. In Italia non c'è posto. La Libia si tenga i neri. Secondo l'ONU, infatti, la guerra a Tripoli ha già creato 16.000 profughi. Dal PD al Movimento 5 Stelle c'è voglia di accoglienza. No, grazie. Abbiamo già dato. E intanto vediamo ancora sempre in questa prima pagina. Eccoci qua, in Libia è scoppiata una guerra strana. La Cirenaica, governata dal generale Haftar, ha deciso di sbarazzarsi del signor Serrai, rappresentante della Tripolitania. Haftar è sostenuto da francesi, egiziani e sauditi, e Serrai da noi, Qatar e Turchia. Sembra il risico. Peccato siano già morte centinaia di persone tra profughi o sfollati. E quanto sostiene l'ONU? Stiamo arrivando infatti a quota 16.000, una cifra destinata a ad aumentare senza un cessate il fuoco. Conte oggi, verrà, Conte oggi vedrà un po' di alleati e provvederà e proverà a trovare una soluzione ovviamente difficile. E ancora nella parte centrale della pagina il capo della Moschea di Roma chiede un aiuto a Salvini e dice infatti invito il vice premier nel Tempio per firmare un patto antiestremisti. Gli immigrati infatti non odiano Salvini, molti sono favorevoli alla lotta del Ministro dell'Interno contro gli sbarchi e gli irregolari. In tanti non si sentono rappresentati dalla sinistra, sono in genere più tradizionalisti degli italiani, chiedono legge, ordine ed anche sicurezza. Insomma, questa sembra la realtà, sembra che si stia parlando di un altro mondo, ma è proprio così. Gli immigrati che si trovano in Italia in maniera regolare vogliono che la regolarità continui ad essere il diktat di questa uh, politica e soprattutto di questo governo. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, tridico lavorare meno e invoca altri sussidi. Il nuovo presidente dell'Inps, a quanto pare, secondo questa testata, è peggiore del precedente. Infatti solo qualche giorno fa l'Ocse ha certificato che l'Italia si conferma uno dei posti del mondo dove cuneo fiscale e costo del lavoro sono più elevati, misurando la differenza tra gli occhi e risostenuti ed ancora Fratelli d'Italia e Lega a Fazio Macron ti paghi il cachet, il conduttore tira la volata soltanto agli amici questa è appunto l'accusa che viene lanciata da Libero intanto nell'editoriale di Feltri basta Uh, Piagnucolare, stiamo meglio di ieri nonostante di maio quello che viene eh, raccontato questa mattina appunto da Vittorio Feltri uh, come benessere nazionale infatti gli italiani sono sempre impegnati a parlare male di se stessi e lo fanno con convinzione mediamente vivono negli aggi ma non si accontentano di avere una sanità esemplare di essere sprofondati nel benessere pretendono la luna nel pozzo che non c'è la nostra attività principale consiste nel mugugno insistiamo nelle critiche siamo un paese di corrotti pieno di ladri di stupratori e di questo anti chi brontola ha sempre una parte di ragione, ma solo una parte. I dati di cui disponiamo dimostrano però che questa vituperata nazione in realtà è tra le più ospitali del mondo. Insomma, eh, questo è quello che racconta in questa giornata Vittorio Feltri, ma sembra una realtà poco credibile, anche perché spesso sì, è vero che in tanti e tanti italiani che cosa fanno? Si lamentano ovviamente del di più, però certamente se magari si eh, imparasse effettivamente a valutare quelli che sono i pro, quelli che sono i contro e a valutare effettivamente ciò che funziona e ciò che no, veramente riusciremmo a sistemare anche la nostra sanità. E tutto ciò che adesso afferisce, e forse staremmo ancora meglio. Insomma, non solo lamentele, ma soprattutto azione. Questo è quello che a quanto pare è necessario in questa nostra Italia. E ancora vediamo il giornale: botte al Tigiuno, esplode la Rai Grillina, veleni, nomine, insulti. Lite furibonda tra direttore e vice, bomba migranti dalla Libia. Salvini adesso dice a un bivio. E ancora vediamo nella parte più bassa della pagina spread su per colpa nostra ci costerà 10 miliardi in più. E intanto tria in sabbia la flat tax. Così il ministro falso debole inizia a menare. E ancora i grillini volevano telecamere per gli agenti, killer condannato ma libero. E Movimento 5 Stelle si ricorda i carabinieri. E ancora addio a Ciarrapico, sempre al centro del vero potere dai mille volti e nella parte centrale della pagina. Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte, un genio che cercava il divino, ecco chi era davvero Leonardo raccontato da Vittorio Sgarbi. E ancora nella parte bassa della pagina, eccole qua. Uh, due notizie diverse ma con un filone pressoché simile. Greta va a farsi benedire la Paladina Verde in tour, la sedicenne svedese. Mercoledì, infatti, sarà in visita a Papa, da Papa Francesco. E dall'altro canto, libro, preghiere e cappelli, la nuova vita di Ratzinger. Ovviamente, lo speciale del TG2 dossier, tutto sul Papa Emerito. Emerito. Due papi in. In vita, due papi ancora esistenti, soprattutto uno in eccellente, qual è appunto Papa Ratzinger, che ancora sorprende tutti con libri che fanno discutere, suscitano polemiche, dall'altro lato, Papa Francesco, sostenitore dell'ambiente che incontra Greta, la ragazzina che ha smosso le coscienze di tanti altri ragazzini e ha fatto sì che si creasse un vero e proprio movimento, tanto da far discutere gli adulti e soprattutto farla contestare anche dagli stessi adulti che l'hanno ritenuta forse piuttosto bizzarra. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo adesso su un'altra testata, continuiamo a vedere quelli che sono i fatti e li andiamo a vedere con il tempo. Lazio, concorso fantasma sulla sanità, giallo sulle procedure per scegliere sei dirigenti di aziende sanitarie, 118 e ospedali. Salta il sistema informatico, convocazioni private di candidati, denunce ed esposti questo a quanto pare è tutto ciò che racconta questa mattina la cronaca. E ancora rassicura, la patrimoniale non si farà mai. e Ministro apre sulla flat tax. E intanto vediamo ancora nella parte bassa della pagina l'ex senatore patron giallo-rosso si è spento a 85 anni, addio a Peppino Ciarapico attraversò due repubbliche. E intanto sempre da Roma Parcheggio Creativo, Bus in Tilt, Sosta Selvaggia in centro, insomma una, una nuova uh, definizione di quello che è il traffico, sempre più ostile a chi comunque uh, cerca di parcheggiare, con uh, quelli che vengono definiti parcheggi creativi, parcheggi creativi che però bloccano l'intera città e soprattutto chi deve spostarsi. E ancora in commissione sport c'è la delibera per sbloccare lo stadio a Roma. E infine vediamo nella parte centrale della pagina quanto è accaduto ieri in termini di social network: a quanto pare ieri. C'è stato un blocco. Che ha mandato nel panico tantissime persone, infatti, si fermano per tre ore e il mondo va fuori di testa. E voi che cosa avete fatto nella giornata di ieri quando c'è stato questo blocco appunto eh, di Facebook, Instagram e anche WhatsApp? Non vi siete sentiti persi? E se vi siete sentiti persi, non vi è parso davvero qualcosa di eh, relativamente poco piacevole, anche perché eh, vi siete sentiti sicuramente fuori dal mondo? Ecco, a questo ci hanno portato i social network, ma non perché siano sbagliati i, i social alla stessa, ma perché è sempre sbagliato l'uso che noi ne facciamo. Li abbiamo resi talmente eh, parte integrante del nostro comunicare che senza eh, il, la possibilità di digitare un messaggino sul telefono ci sentiamo veramente persi. E insomma la giornata di ieri ci ha caratterizzato proprio per questa assenza, soprattutto per questo blocco e per questa paura di rimanere fuori dal mondo. E ancora vediamo nelle altre prime pagine quotidiani nazionali ci spostiamo a Repubblica. Salvini vuole Roma, due giorni di parole di fuoco contro la sindaca Raggi, simbolo delle vittorie grilline, capo della Lega, la gente mi dice di fare presto, replica del 5 Stelle, la città non è stupida. E ancora vediamo quanta strada da Pontida al Campidoglio, è il racconto che viene fatto appunto in questa prima pagina della Repubblica ed ancora vediamo il segretario Dem risponde a Scalfari, la selezione della classe dirigente è ormai un obbligo per il PD. E intanto nella parte centrale della pagina aiutateci, la Libia non diventi un'altra Siria. Questo è l'appello dell'Italia che viene appunto fatto dal vicepresidente di Tripoli. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, l'inchiesta ma dell'Unione Europea sappiamo troppo poco. E infine vediamo nella parte bassa della pagina ancora una volta il caso che fa discutere le sentenze delle donne che continuano ad offendere le donne. Sempre più spesso infatti vengono rilasciate, vengono fatte delle sentenze da giudici donne che sembrano sconvolgere qualsiasi intenzione e soprattutto che vanno a condannare. Donne che sono state vittime di reato quasi come se la colpa fosse loro. Sembra davvero che alcune donne ritengano di poter eh, comportarsi in questo modo, forse per non sentirsi differenti dagli uomini. E ancora vediamo, sempre nella parte bassa della pagina, ci spostiamo sullo sport, Juve, eh, Champion e Salvezza, la coda al veleno del calcio. E per questa prima parte della rassegna stampa ci fermiamo un attimo, giusto un attimino per darvi spazio a qualche attimo di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, quindi non andate via. Tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex Sangoben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare ancora le notizie in primo piano nelle testate nazionali. Vi ricordo che oggi è lunedì, 15 aprile. Incominciamo così eh, con molta calma, ma soprattutto con tanta informazione la nuova settimana e continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Passiamo adesso al mattino. E vediamo proprio nella parte alta della pagina quelle che sono le notizie in breve: lezioni di storia, quel filo rosso che Evita che Peron, Fidel Castro e Papa Bergoglio hanno lasciato. Insomma un filo rosso, un filo rouge che collega proprio questi eh, personaggi storici ed importanti. Ed ancora il personaggio politica, affari, calcio e lodo mondadori addio a Ciarrapico. E intanto il colloquio Banfi parla e dice l'UNESCO mi sono sentito come il povero della livella. E ancora vediamo, ovviamente di questo ne parleremo dopo. Ma intanto vediamo ancora i fatti in primo piano: Unione Europea e i sovranisti non sfondano. Lega Prima, PD davanti al Movimento 5 Stelle, questo è il sondaggio PPE. E partiti di ultradestra non arrivano alla maggioranza per la prima volta: popolari e socialisti dovranno allargare la coalizione. Ed ancora la guerra in Nord Africa: Libia, Egitto, spinge aftar a Tripoli, Salvini, nuova stretta antisbarchi. E ancora vediamo nella parte più bassa. L'inchiesta al Cardarelli salva vita sabotati per il doppio lavoro. Gli infermieri hanno bloccato gli allarmi notturni con le graffette per imporre l'assistenza privata. E questo è uno di quei titoli che non vorremmo mai leggere, non vorremmo mai ascoltare, anche perché parlano di una sanità sbagliata, di una sanità fatta di persone che non si rendono conto che hanno a che fare con delle vite umane. Infatti gli investigatori spulciano tra i turni di notte di infermieri e medici, poi sarà la volta delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti. L'inchiesta sul sabotaggio al Cardarelli entra nel vivo. Dopo aver trovato una graffetta d'ufficio infilzata nell'impianto eh, salvavita, per annullare il bip bip sonoro in cardiologia via alle verifiche. E ripeto, questa è una delle notizie più eh, vergognose che ogni mattina possiamo leggere purtroppo sui quotidiani. E ancora vediamo un'altra vicenda di cronaca avvenuta a Nola, muore a 29 anni dopo l'intervento per dimagrire. La morte di Raffaele Accella, 29 anni di Crispano, deceduto dopo un intervento di bypass gastrico per l'obesità, potrebbe essere un caso di mala sanità. In questo caso appunto un'inchiesta. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo un attimo sulla parte sportiva. Sconfitto il Chievo. Milik gol alla Messi, Culibali fa anche il bomber. Giovedì Bolgia al San Paolo. In Napoli infatti vince per 3-1 in casa il Chievo. Da ieri il retrocesso in Serie B, doppietta di Coulibaly e rete di Milik. Ancelotti ha schierato le tre punte oltre a Calegonzi, Rischi e Fabian. Tutto pronto per giovedì contro l'Arsenal. E intanto da Roma la Formula 4 per il KO all'Arsenal troppo modesto il Chievo per un giudizio attendibile e ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano l'attacco a social intilt se Facebook si scopre più fragile ieri infatti per tre ore i trend topol della rete sono diventati Facebook down Instagram down e Whatsapp down e infatti per tre ore dalle 12 italiane fino alle 15 sono andati in blackout sul server di Europa da América e su sud est i social più famosi e frequentati al mondo, ossia quelli controllati dalla corporation di Mark Zuckerberg. Qualcosa di simile gli già fu, um, è già accaduto già uh, qualche tempo fa. E ancora le idee per connessi, ma incapaci di comunicare: questo è quanto dice appunto il mattino. Ci risiamo, è successo di nuovo a un mese dal blocco che aveva mandato in tilt la rete. Ieri il down di tre ore all'ora di pranzo ha colpito di nuovo Facebook, Instagram e WhatsApp. App, accessi impediti, impossibilità di aggiornare le pagine e condividere contenuti. Ancora una volta siamo stati presi tutti dall'ansia, da, eh, di, ovviamente di disconnessione. Questo è quello che eh, sembra essere in primo piano, molti hanno temuto che fossero finiti i giga, tanti altri hanno pensato ad un guasto alla loro rete, poi quando si sono resi conto che comunque il blocco era di tutti, là è scattato il panico perché ovviamente essere fuori dalla collettività e dalla connettività ha rappresentato proprio un limite notevole. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, l'analisi ha scossa migranti sul governo, infatti niente di nuovo sul fronte del governo, più si avvicinano le elezioni europee, più aumenta il livello degli attacchi reciproci tra i due partner, per il momento solo verbali, ma con il rischio che a furia di eh, tirare la corda possa spezzarsi, anche perché fino a ieri i nodi in cui si incrociavano eh, le lingue erano per quanto rilevanti ancora in divenire insomma ancora una volta discussioni accese discussioni che comunque eh, determineranno sicuramente qualche intrigo all'interno di questo nostro governo e continuiamo a vedere le notizie in primo piano ci spostiamo sul gazzettino e vediamo anche qui Europella rivolta nella Lega in Veneto troppo pochi quattro candidati contro i cinque dell'Emilia Romagna malumore a tutti i livelli sotto accusa da Rea Bizotto critiche per i nomi scelti giudicati troppo leggeri intanto il sondaggio Carroccio primo partito a Bruxelles con 30 seggi. Intanto Triar assicura la patrimoniale non ci sarà e nella parte più bassa della pagina da Padua a Nicaragua un milione di dollari bruciato nella fazenda capitale in fuga il giallo degli investimenti in Centro America spariti in una fattoria intanto nella parte centrale si parla di Venezia, il piano dei procuratori a regime, il ticket elettronico San Marco infatti basilica, pensate un Solo su prenotazione. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Vediamo il messaggero cosa ci racconta. Salvini Raggi, strappo su Roma. Il ministro per la monnezza non servono scienziati. Offensiva sul debito e l'ipotesi: Città-Regione. Intervista alla sindaca. Noi stufi delle sue chiacchiere. Fa campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Insomma. Rutture all'interno della stessa coalizione, soprattutto all'interno del movimento 5 Stelle, e sembra essere proprio questo il nodo che rappresenta un movimento in evoluzione, forse in un cambiamento che non doveva essere proprio così. Ancora vediamo le altre notizie. In primo piano il Ministero dell'Interno, in acque italiane si entra, ma solo con l'autorizzazione. Stiamo parlando della Libia. Dall'Egitto, via libera, da Haftar, migranti una nuova stretta sulle. ONG, ed intanto vediamo ancora una volta si parla di lotta al bullismo. Pronte le regole per web e scuole, le misure in arrivo, super multe ai provider che non intervengono e obbligo di denuncia per i presidi. Insomma, anche in questo caso una svolta proprio in termini di uh, comunicazione virtuale laddove si uh, nascondono cyberbulli e soprattutto persone che pensano che con la violenza riescono ad emergere. Ancora vediamo gli altri fatti. In primo piano la stampa e vediamo nell'articolo di apertura il centrodestra prova ad archiviare Berlusconi dopo il voto per l'Europa. Meloni e Toti, esecutivo con la Lega, ma Salvini frena vogliono solo usarci, usarci e nel governo la rissa permanente. Tria continua a ripetere da tutte le pagine niente flat tax, la patrimoniale sarebbe distruttiva. I giovani industriali mai con Di Maio sa solo fare battute. E intanto nella parte più bassa della pagina la mamma di Ken uniamo le mani a quelle dei migranti e infatti lo vediamo qui nella prima pagina di questo quotidiano noi il paese che odia lo straniero. E Intanto il Viminale tesera le forze dell'ordine prima dell'estate, ossia la pistola elettronica che eh, vuole essere considerata come uno strumento alternativo alla pistola proprio per le forze dell'ordine. Staremo a vedere anche questo strumento se sarà efficace oppure è ancora talmente limitante da creare difficoltà. Ed ancora le altre notizie in primo piano, andiamo a vedere la parte economica con Italia oggi. Nella... Articolo di apertura algoritmi ancora senza regole. L'intelligenza artificiale infatti si sta espandendo ad attività sempre più complesse. Il Consiglio di Stato prova ora a difendere i diritti individuali ma con scarso successo. E ancora vediamo, eccolo qua, lo vediamo proprio lo schema dei possibili avanzamenti dell'intelligenza artificiale proprio nel corso del tempo dal, dal più basso al futuro, proprio per verificare effettivamente quali saranno i miglioramenti oppure no di questa uh, situazione ed ancora ci spostiamo sul sole 24 ore vediamo nell'articolo di apertura del fisco semplice che ritenta la cura addio dati doppi e tempi più certi infatti è questa la proposta di legge giallo-verde oggi in aula alla Camera alla firmataria ruocco proprio del Movimento 5 Stelle l'obbligo di contraddittorio rafforza le tutele questo è il suo commento e le novità modelli e dichiarazioni 60 giorni prima dell'adempimento delega di tre anni agli intermediari online le delibere sui tributi locali ed ancora la precompilata che sfida gli errori da oggi online 30 milioni di dichiarazioni l'obiettivo è 3 milioni di inviti fai da te attesi in crescita i modelli accettati e trasmessi senza modifiche già salite a 509 mila nel 2018 ed ancora per il terzo settore in mezzo al guado manca il via libera gli aiuti fiscali rinvio almeno fino al 2020 ed ancora la che viene lanciato da Sole 24 Ore: Giovani senza lavoro, fermi 5 giudici su 7 e si punta ancora una volta sul reddito. E ancora nella parte bassa: scuola e concorsi, parte la caccia a 66.000 docenti ed infine i bandi in crescita, investimenti locali. Il rilancio passa dalle province. E ancora per finire proprio la distribuzione dei titoli in questa prima pagina del Sole 24 Ore: Cinema tutto di stelle per conquistare l'estate, questa è la strategia anticrisi di movement. Ed ancora vediamo adesso, finalmente ci dedichiamo alla parte sportiva, andiamo a vedere i due quotidiani che ogni mattina sfogliamo proprio per vedere che cosa è successo in questo mondo sportivo che tante difficoltà ha avuto nell'ultimo periodo ma sembra che adesso ci stia facendo vedere cose belle. Vediamo intanto Juve Sabato Santa, il 3-1 del Napoli al Chievo che è stato poi il retrocesso, rimanda a Pasqua allo scudetto. miajovic critica Allegro. Poco serio giocare con i ragazzini a Ferrara. E intanto domani sera l'Ajax Max pensa che nel tecnico prepara il colpo a sorpresa. Ed intanto nell'articolo di apertura Ninja Moment, Nangolani ispira il 3-1 dell'Inter, consolida il terzo posto e vede la Roma. Ed ancora nella colonna di sinistra Champions, tutti contro il Milan, inchiesta FGC sul gesto di Kessi a Bacagliocco, anche Cairo all'attacco, loro aiutati me lo domando. E intanto vediamo nella parte più bassa gli errori di Rocchi in un dossier Lazio, e infine nella parte bassa la Ferrari è nervosa. Cina, Seb, terzo tensione, Leclerc e tantissimo vale. L'America applaude, Rossi, secondo dietro Rens, Mar Marquez, cade, dovizioso in testa al mondiale. E ancora una volta vediamo l'ultima pagina sportiva e soprattutto l'ultima pagina dedicata alle notizie, all'informazione che riguarda uh, l'Italia in generale, tutto sport, Cairo attacca, arbitri e Milan. E ancora nella parte centrale della pagina segretissimo, Champions Mercato. Domani partita doppia per la Juve, ritorno dei quarti contro l'Ajax e vertice con Raiola e Mendes. Per Bugbal, De Ligt Ken, Felix e Dias. Il Napoli rimanda la festa a Scudetto e manda il Chievo in B. Insomma una duplice azione da una partita che alla fine ha dato un risultato ottimo per il Napoli ma per il resto ovviamente ha rimandato e rinviato in Serie B. Per quanto riguarda questa parte dedicata alle notizie nazionali è tutto, vi lascio adesso ancora a qualche attimo di pubblicità ma giusto uh, pochi minuti, poi ritorniamo in studio e affrontiamo tutte le tematiche relative alla Regione Campania, non andate via. tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus S.R.L. Viale Lincoln Zona Industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. L'arte in primo piano, stiamo parlando di Napoli dove dallo scorso fine settimana si è parlato tanto di mostre e soprattutto di bellezza raccontata attraverso le immagini, la pittura e tutto ciò che fa comunicazione senza però lasciare spazio alla parola. E vediamo subito infatti dalla Repubblica, da Caravaggio a Canova, 6.000 in fila per l'arte a Napoli. Questo è un trionfo, infatti dice Paolo Giuririni, direttore del Museo archeologico nazionale degli oltre 60.000 visitatori al Mann nei primi 15 giorni di programmazione della mostra Canova e l'Antico. È la prima volta che due musei napoletani offrono nel periodo di massima frequentazione turistica della città due mostre che si potrebbero vedere solo andando forse in qualche grande capitale europea. La storia di questi ultimi tre anni dice che la cultura e il turismo sono la forza di Napoli e ogni scelta politica deve ripartire dal supporto proprio a questi settori. Insomma un momento di forte rilancio per Napoli e la sua cultura, soprattutto quando è a farla da padrona, è proprio la pittura, ma soprattutto l'elemento cardine della cultura che è appunto quella della vincita, dell'ignoranza e soprattutto sulla uh, generazione che sempre più spesso combatte contro la stessa ignoranza per riuscire a riemergere. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Napoli, un laser blaster per cancellare i graffiti che deturpano i monumenti. E infatti anche questo è un problema rilevante che viene raccontato ogni mattina dalle prime pagine di quotidiani. Ovviamente la situazione si presenta sempre più complicata quando i grandi monumenti vedono dei graffiti lasciati proprio. Proprio eh, sulle mura di queste costruzioni quasi come se fossero eh, strutture da niente e non meritassero rispetto. E adesso infatti la folla di turisti e cittadini indica incuriosita un misterioso aggeggio puntato contro il graffito ai piedi del campanile di San Lorenzo Maggiore. Quella scritta arancione Mastiffs imbratta il monumento dal 1991 e va rimossa. Il dispositivo, maneggiato dalla restauratrice, che vediamo proprio nell'immagine qui a sinistra, si accende come. Per prodigio cancella parte della scritta, un raggio invisibile colpisce il pigmento della vernice spray e lo distrugge senza però danneggiare la pietra sottostante. Infatti eh, la vediamo proprio in azione in questa immagine, vediamo un attimo, eccolo qua, sempre da Repubblica, vediamo come funziona. Questa è la, la macchina che permette di eliminare i graffiti e rende... Tutto di nuovo così, come era in origine, ossia pulito. Immaginate eh, l'arte, che cosa diventa? In questo caso, diventa ancora il mezzo attraverso cui il rispetto viene eh, reso pubblico e, soprattutto, chi adesso eh, si permetterà il lusso di segnare questa eh, struttura o qualsiasi altra troverà un alleato proprio per eh, sconfiggerlo. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo sulle notizie di Cronaca, ancora una volta dalla Repubblica Camorra, il Cardinale Sepe durante l'omeria della, ehm, della celebrazione delle parme ormai non ci sono limiti, con questa efferatezza si vuol creare paura, eh, sta raccontando proprio, si, si riferisce proprio ai fatti accaduti la settimana scorsa a San Giovanni a Teduccio, quando si è sparato proprio all'esterno di un asilo dove c'erano tanti bambini che hanno visto e infatti dice proprio il cardinale Sepe ormai non ci sono più limiti con questa efferatezza si vuole creare paura cardinale Sepe arcivescovo di Napoli torna a condannare la violenza della camorra dopo l'omicidio avvenuto per la settimana scorsa a pochi metri da una scuola la vittima Luigi Mignano è stata freddata sotto gli occhi del nipotino di tre anni dalla comunità del quartiere il rione villa di San Giovanni a Teduccio periferia est di Napoli ha raggiunto una Appello al Presidente della Repubblica. Che nel pomeriggio, ieri a sorpresa, si è recato nella parrocchia del Rione per incontrare sacerdoti e famiglie e adesso la visita nella scuola al Presidente della Camera, Roberto Fico, prevista appunto per la giornata di oggi. Infatti, stamani a margine della processione, ovviamente si riferisce a ieri, della Domenica delle Palme, sepe è tornata a invocare pace per la città: la camorra non ha più limiti. Un tempo esistevano almeno il rispetto per le donne e per i bambini, e ora non si fermano più davanti a niente e a nessuno. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano. Ci spostiamo ancora una volta sulle notizie che arrivano dai quotidiani online. Ancora una volta cronaca, raccontata questa mattina dal mattino, inferno sulle strade della Campania, Amore 17enne, grave un coetaneo. E infatti una tragedia vera e propria ieri sera sul raccordo autostradale Salerno Avellino. Un ragazzo 17enne deceduto, un altro coetaneo ricoverato in gravissime condizioni. In ospedale un terzo ragazzo ferito però non gravemente. Il triste bilancio di un incidente stradale è accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo deceduto e anche il coetaneo in fin di vita erano a bordo di un'auto, una Renault Modus, insieme ad altre persone e il veicolo mentre usciva da una galleria ha sbandato e si è schiantato incastrandosi sotto il guardrail. L'urto è stato violentissimo e il minorenne è, violato, è volato all'esterno dell'abitagolo finendo sull'asfalto. Il ragazzo è deceduto subito dopo essere stato scaramentato per strada. Infatti agghiacciante la strada, la scena per i soccorritori, giunti in autostrada che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane e coprire il cadavere con un telo. Ovviamente, situazioni come queste si verificano sempre più spesso: talvolta la velocità, talvolta l'alcol ingerito, ma sicuramente la distrazione e tante altre ragioni determinano appunto queste situazioni che non vorremmo veramente mai raccontare. Ed ancora vediamo proprio dallo sport Napoli all'attacco con quattro punte l'idea di Ancelotti per fare l'impresa. Troppo modesto il chievo per un giudizio attenzione. Tre gol sono tuttavia un buon segnale sotto l'aspetto scaramantico. Visto che tanti ne occorrono giovedì per eliminare l'Arsenal, ma senza subirne, come è accaduto anche ieri al Bentegodi. Napoli con quattro punte oltre a Zenischi e Fabian. Prove di 3-4-3 in vista della sfida europea che vale la semifinale di Coppa e un consistente pezzo della stagione. Serve una partita di coraggio, quello vero, al San Paolo e un assetto a trazione. Anteriore potrebbe davvero fare il colpaccio. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ancora ci spostiamo sulle pagine del mattino. La messa a Rione Villa. Mattarella ci aiuterà, ma i clan vanno isolati nella foto. Infatti, vediamo il Presidente della Repubblica fra le persone di Napoli e soprattutto i bambini delle scuole. E infatti sabato pomeriggio è venuto a farci visita a Mattarella, sono ancora emozionato, è arrivato in forma privata dopo gli impegni ufficiali a Capodimonte alla Sanità, una visita che ci ha riempiti di gioia e dalla quale siamo ancora piacevolmente storditi, ma per me e per tutta la comunità del rione Villa ha significato principalmente una cosa, il segnale di una reale volontà di cambiamento da parte dello Stato per il nostro martoriato quartiere a margine di una lunga omelia padre Modesto Ravaccino, parroco della Chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes ha richiamato l'attenzione dei fedeli che affollavano le panche e ogni angolo della parrocchia alla speciale visita del giorno prima, quasi come se per una volta non si fossero sentiti abbandonati. E ancora ci spostiamo su Caserta News, confiscata la società legata all'imprenditore De Belforte la decisione della Cassazione su un istituto di vigilanza intestato ad un prestanome di Angelo Grillo. Veniamo proprio nella parte alta di questa pagina confermata la confisca del totale delle quote della società di vigilanza privata di Carlo Chiaiese, ritenuto uno dei prestanome dell'imprenditore di Marcianise Angelo Grillo legato al clan Belforte. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento pronunciato dalla Corte di Appello di Napoli con cui era stata disposta la confisca di prevenzione del 100% delle quote sociali della Fedelpol con sede in provincia di Livorno, formalmente intestata a Chiaiese ma riconducibile alla galassia delle imprese centi capo proprio ad Angelo Grillo ancora vediamo gli altri fatti ancora una volta cronaca vediamoci da madame, il pentito svela il codice per i summit di Camorra la gola profonda del clan Zagaria lo racconta i magistrati della DDA e infatti vediamoci da madame era questo il messaggio che circolava tra i vertici del clan dei Casalesi quando c'era la necessità di organizzare un summit di Camorra all'interno della pasticceria Butterfly di Casa Pesenna di Giuseppe Santoro, finito in manente nei giorni scorsi con l'accusa di aver aiutato il capoclan Michele Zagaria. A raccontare l'episodio ai magistrati della direzione distrettuale antimafia è stato Massimiliano Caterino, collaboratore di giustizia della fazione Zagaria. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso uh, su un altro quotidiano. Questa volta Caserta Focus parla di un braccio di ferro per la TIA. Il comune fa opposizione e la provincia nomina un professionista esterno. E lo andiamo a vedere proprio nella parte che riguarda Marcenise. Sarà la commissione. Tributaria stabilire chi tra l'amministrazione provinciale e il comune di Marcianise avrà ragione rispetto al pagamento della TARSU e della TIA. Il comune, infatti, ha presentato ricorso perché contesta l'ingiunzione di pagamento presentata dall'ente di Viale Lamberti per il recupero delle quote TARSU-TIA di competenza provinciale relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012. Intanto il presidente della provincia Giorgio Magliocca, per meglio tutelare gli interessi dell'ente, ha deciso di conferire un incarico legale per l'avvocato Arturo Testa, con studio. A Napoli. E ancora vediamo l'ultima notizia per questa giornata, ultima ma non ultima per importanza, anche perché rappresenta comunque un momento importante per tutto lo sport casertano e soprattutto per i tifosi. E infatti andiamo a vedere quella che è proprio questa notizia che riguarda la sfida di ieri sera della, Volalto, della Golden Tulip Volalto 2.0 che vediamo proprio da questa pagina di Caserta Focus, il Palavignola 3 trascina le casertane ai playoff parte la sfida promozione e infatti vediamo in una foto sorridente il presidente turco eh, con due giocatrici della Volalto eh, e ancora vediamo il sindaco di Caserta Carlo Marino infatti la Golden Tulip Volalto 2.0 a Caserta si giocherà adesso l'accesso in A1 le rosa nero del presidente Nicola Turco battono per 3-2 al termine di una maratona il Barricalla Cus Torino e conquistano così un posto ai playoff per la promozione riuscendo a regalare emozioni in un palazzo Vignola pieno in ogni ordine di posta, adesso si torna in campo per i quarti di finale dei playoff. Mercoledì si gioca in casa contro Soverato. Mentre sabato si andrà in Calabria in Palio l'accesso alla semifinale dove ci sono già Trento e proprio Torino. e Insomma, veramente una vittoria eh, desiderata che comunque è stata sudata dalle ragazze del Lavolato e che adesso le portano proprio in primo piano. Mercoledì l'appuntamento è di nuovo al Palavignola. Sono attesi tutti i tifosi e soprattutto tutti coloro che credono nello sport. E anche per questa mattina, per quanto riguarda la rassegna stampa, è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e soprattutto per averci scelto e soprattutto vi auguro una splendida giornata. Prima di lasciarvi, come sempre, ringrazio Tecnocampus che ci ha offerto questo momento con voi. Buona giornata a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.